Cari amici, qui abbiamo talmente tante cose su cui parlare che adesso, vedi caso, io incomincio con un'intervista, perché quello che noi dobbiamo dimostrare è la totale malafede e idiozia di chi gestisce il potere mondialista e globalista. Questo è il Corriere della Sera del 25 giugno 2023. L'intervista ad un americano. Aspetta un attimo. Sì. Alzati tu e mettiamoci bene che c'è il... Mi dà fastidio lo sgabello in discesa. No, vabbè, per adesso io sto bene qui, dai. Vabbè, dai. Questo sarebbe un certo Colin Crunch. Nato nel 1944 nei dintorni di Londra, ha insegnato in diversi atenei, tra i quali l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Vedi che cosa significa? Alla Bocconi, non so questo che è successo, ma fare di peggio che quello che è successo alla Bocconi è difficile. Sì. Hanno preso una collega della sì, sì, l'hanno parlato in televisione. Della, come si chiama? Dell'influencer. Sì. Di Gran Grido. Sì. Questa è una di secondo piano, non mi ricordo neanche sì. Come si chiama. E l'hanno mandata a insegnare al corso universitario alla Bocconi. Certo. Al corso universitario di comunicazione come certo. Influencer. Certo. Cioè, che fra l'altro non si è laureata, non credo che abbia fatto neanche la scuola. Ma niente, beh, che i soldi facendo vedere la faccia e qualche volta il culo. Allucinante. Ma siamo a questo livello, no? E poi questo miscuglio con questi strani professori. Comunque leggo appena una frase. Ma ti ricordi quella che andava in giro con oddio, quando andammo al Capranichetta, ti ricordi che c'era quella tizia Sara Tommasi? Sara Tommasi che anche è sparita lei, dalla circolazione, era laureata alla Bocconi. Sì, tutti alla Bocconi. 110 e lode, sai quanti Bocconi avrà dovuto mandare giù? Ma non è che li ha mandati giù, capito? Ha dovuto ingoiare. Lei li ha aperti i Bocconi, e lo sappiamo bene, no? Pare che si sia fatta suora, ok? Vabbè. Non lo so. Qui abbiamo un intervistatore che fa delle domande e io mi limito a un paio di risposte. Maurizio Ferrera. Abbiamo parlato di pandemia e migrazioni. Resta la prima grande sfida da te evocata, il cambiamento climatico. In questo caso è più difficile giustificare e insistere su soluzioni puramente nazionali. Cazzo, ma l'hanno inventato apposta non per superare il nazionalismo. A proposito di clima, non ho mai sentito parlare del clima optimum del sì. 2500 a.C. sì. Quando sono sorte all'origine tutte le civiltà in tutto il mondo. Esattamente. Ma cosa vuoi che parlino qui? È tutta una menzogna. Colin Crouch. Infatti qui la strategia nazionalista tende piuttosto a minimizzare quando non a negare del tutto la sfida. Ricordiamo l'ostinato negazionismo al riguardo dell'ex presidente americano Donald Trump. Donald Trump, gli hanno fatto una multa di 450.000 dollari, non so che cosa. Allora l'ipotesi è che i soldi glieli impresta quell'altro, quello che il ricone, quello della Tesla. Beh, vabbè. Sono tutte forme di battaglia contro delle posizioni che sono state prese. Trump prese tutte le posizioni che sono anche le nostre. Questo noi dobbiamo sapere. È una reazione che abbiamo visto anche durante la pandemia all'interno del mondo Novax. I risultati li abbiamo visti, per fortuna, e queste sono le cose che dobbiamo dire, per fortuna, gli eventi sono stati tali per cui il meccanismo è stato smascherato. Malgrado questo, la stragrande maggioranza degli italioti ancora crede alla favola della pandemia e dei vaccini, ancora ci credono, non hanno
non hanno preso atto della realtà, malgrado che quando il delinquente assoluto, l'ex ministro della Sanità, va a fare qualche conferenza, viene accolta il grido di assassino, assassino, perché è la verità. Manca solo che qualcuno gli faccia la stira, perché all'epoca, che quando ero giovane io, si usava la stira. Come no, come no. Era la punizione più immediata che c'era per lo stroppo. Esatto, troppo bella la stira, sì. Allora, ripeto, perché lo scontro è su questo livello, come una volta lo scontro doveva, cioè alla base c'è la conflittualità umana, che poi prende le forme, ad esempio, dell'eresia nei confronti della ortodossia cristiana, no? Ma il discorso è lo stesso, è sempre lo stesso, c'è un dogma imposto con la violenza, con la forza e con la pressione mentale, e chi ribella ovviamente contesta quel dogma. Coercizione mentale. Fare finta che la sfida non ci sia, non ci sia la sfida, quale fine? Ve la siete inventata, mascalzoni. Delegittimare gli esperti, dare vita a teorie del complotto. Delegittimare gli esperti, è dimostrato che sono tutti venduti. Non c'è un esperto come i vecchi sacerdoti. Tengono famiglia, devono portare lo stipendio a casa. Quelli che andavano a vedere che gli eretti si bruciavano erano gli esperti di oggi. Poi c'è. Abbiamo parlato di Puccio D'Ascoli a proposito di Arso sul Drogo. Ma gli abbiamo raccontato chi era Puccio D'Ascoli? Dine un po' tu se te lo ricordi. In un viaggio che facemmo al ritorno ci fermammo, te lo ricordi, di fronte alla statua. No, questo non è. Grande pensatore e anche alchimista. Perché? Perché all'epoca. Anche studioso. Anche all'epoca andare in lui era un insegnava all'università di a Firenze sì, esatto. E altri in altri posti l'hanno presa e l'hanno bruciata, e quelli che andavano a vedere che questi qui bruciavano e si degnavano di sentire l'odore della carne umana bruciata andavano tutti direttamente in paradiso, perché avevano l'indulgenza plenaria, capito? Allucinante. Allora, fare è capricciante che qualcuno possa credere a delle contorsioni mentali del genere. Ma io non leggo il caso. Ma sono tutte state aggiornate ai giorni nostri. Quelli che credono ancora alla vaccinazione e compagnia bella, che all'epidemia, al lockdown, eccetera. Sì. Sono tutti gli eredi mentali di quelle generazioni che andavano a vedere quando bruciavano esattamente dell'epoca. Sono sempre coloro. Dunque, creare artificiose divisioni fra due diversi gruppi di credenti, attivando di nuovo la dimensione dell'identità. Come cazzo, voi l'avete distrutta, voi volete distruggere l'identità e noi giustamente vogliamo parlare di identità. Voi volete la massa, voi volete il pulviscolo umano e noi vogliamo il contrario. Un putpuri di umanità. Capito? Questo tanto per leggere qualcosa, per chiarire esattamente di che si tratta e chi sono le persone che noi additiamo come nostri nemici. Ma non è tutto. C'è un libro di un intellettuale molto molto intelligente di cui consiglio la lettura, Massimo Fini, che io ebbi il piacere e l'onore di conoscere. C'è una frase che mi piace, perché è una frase molto pertinente. Chi appartiene alle oligarchie democratiche non ha qualità specifiche. La classe politica democratica è formata da persone che hanno come elemento di distinzione unicamente e tautologicamente quello di fare politica. Beh, una descrizione precisa. La loro legittimazione
è tutta interna al meccanismo politico che le ha prodotte. Sono i professionisti della politica, che vivono di politica e sulla politica, secondo la lucida e spietata analisi... Modificando l'essenza del concetto man mano che evolve il tempo. Non sono esperti, non sono esperti di niente, anzi rifuggono dagli esperti. È spietata analisi di Max Weber, che scrive di politica come professione... No, perché gli esperti sono quelli che vincono loro conoscenza alla radice, con un continuum di passaggi logici da una fase, da un iniziale a un terminale, che ha un senso e un costrutto e una derivazione omogenea, continuativa, senza interruzioni. Viceversa, questi che fanno loro considerano gli esperti, sono esperti che contorcono le conoscenze a seconda delle necessità. Sì, ma nemmeno ce l'hanno, non possono averla conoscenza. Questi gettano l'amo all'uso in bocca che ne vogliono ai coglioni, fare. E i coglioni abboccano. E questa è la loro esperienza, coglionare gli stronzi. Tant'è vero che noi abbiamo assistito in questi giorni ai risolini di compiacimento e le frasi così dette a mezza voce, perché non sanno cosa dire, no, sulla vittoria sta vincendo Trump negli Stati Uniti, sul consenso popolare, la vittoria assoluta di Putin in Russia. A me Trump non è che mi convince molto, eh. Ma Trump, ma scusa, ma chi ti vuoi appoggiare? È quest'altro qua? No, però lui non è quello. Ma che, non esprime. Non è la nostra Trump condizione. Trump non esprime il potere di loro signori, che sono tutti concentrati dall'altra parte. Poi chi sia, chi non sia, lo sappiamo. Sarebbe come andare a sindacare tra Pompeo e Giulio Cesare. Beh, erano tutti due senatori. Certo. Solo che Giulio Cesare ebbe gli onori perché ha vinto verso l'esterno e non per caso, siccome andava a rompere i coglioni, in una congiura senatoriale è stato assassinato. Tutto c'ha una logica, tutto ha una logica. Secondo la lucida e spietata analisi di Max Weber, che scrive di politica come professione, vive chi tende a farne una duratura forma di guadagno. E aggiunge che l'origine storica di questo tipo di governante è esclusivamente occidentale. È verissimo. È verissimo. Se noi andiamo a vedere la storia più recente dei paesi orientali, a cominciare dall'India, non è questa gente che... No, la cosa che bisognerebbe mettere in evidenza, ti interrompo un attimo e poi ti racconto. Fai. È che una fazione politica, la nascita di un partito, dovrebbe essere finalizzata all'ottenimento di un... cioè alla creazione di un progetto politico, alla modalità per raggiungere questo progetto politico e al finale terminale del raggiungimento del processo politico, del progetto politico, sì, che era stato originariamente pensato. Esattamente. Qua invece ci troviamo di fronte a delle persone che in realtà partono con un progetto politico e in corso d'opera se lo inventano, lo stravolgono talmente tanto che poi quando raggiungono l'apice del potere, alla fine sono esattamente come il potere che volevano abbattere. Certo. E non hanno raggiunto nessuno dei loro principi che avevano detto. E qui noi ci troviamo di fronte a questa gente qua, la Meloni, che aveva combattuto apparentemente, in realtà non l'ha mai fatto, ma apparentemente dava sostegno all'opposizione, in realtà l'opposizione non l'ha mai fatta, perché mentre diceva di fare opposizione contemporaneamente veniva eletta vicepresidente dell'istituto Aspen Institute. Esattamente. Tanto per dirne una, che è uno dei tre istituti che controllano l'opinione pubblica, no, occidentalista. Ma anche il potere. Potere e opinione pubblica. Il destino della democrazia liberale coincide quindi con quello dell'attuale modello di sviluppo.
vivrà o perirà con esso. È questo che può far ritenere ai suoi apologeti che la democrazia sia il punto di arrivo, il terminale della storia, nonostante tutti i dubbi che suscita. Perché se la liberal democrazia ha avuto molti e insidiosi nemici, l'attuale modello di sviluppo, inteso nella sua essenza come società uscita dalla rivoluzione industriale, come modernità a cui si è attenuto ovviamente tutta la cultura cattolica, che non è solo quella dei modernisti, perché il cattolicesimo fino all'ultimo epigono è andato dietro a questa cultura pensando che fosse inutile contrastarla. No, ma soprattutto fosse funzionale alle loro linee. E lo è stato, certo, ma il sistema è al loro progetto volgarista, diciamo, populista. Il concetto vaticano, cioè il concetto del potere populista, è quello di sfruttare la corrente che ha maggiore consenso vendendosi come esponente di quella corrente. Esatto, lo so. Esattamente come fanno molti di quelli oggi sedicenti oppositori politici che comandano i gruppetti che fanno parte, diciamo, del nostro entourage, che non hanno niente a che spartire con noi, ma che comunque si dicono che è intenzionati tutto, a mantenere quel tipo di progetto. È tutto un pulviscolo che verrà comunque utilizzato, anche quello. Certo, no, già è utilizzato. È già utilizzato per trascinare via dalla nostra zona di potenziale influenza gente che potrebbe essere attenta alle nostre iniziative e che invece va a seguire altri pifferai magici. L'attuale modello di sviluppo, inteso nella sua essenza come società uscita dalla rivoluzione industriale, come modernità, non ha nessuno né a destra né a sinistra. Il presupposto inamovibile e irrevocabile, comune ai liberali e ai marxisti, è infatti che il mondo moderno, pur con tutte le sue contraddizioni e lacerazioni, è infinitamente più vivibile di quello di ieri. Descritto come un mondo di fame, di miseria, di prepotenze, di illiberalità, di sangue e di morte. La convergenza di destra e di sinistra, di liberali e marxisti, su questo punto fondante che legittima l'intera modernità insieme alle sue dottrine politiche, è del tutto coerente e comprensibile. Figli entrambi della rivoluzione industriale, liberismo e marxismo nelle loro varie declinazioni sono in realtà due facce della stessa medaglia. Sono entrambi modernisti, illuministi, progressisti, ottimisti, razionalisti, materialisti, economicisti. Entrambi hanno il mito del lavoro, per Marx è l'essenza del valore, per i liberali liberisti esattamente il fattore che, combinandosi col capitale, dà il famoso plus valore. Nelle società preindustriali e predemocratiche il lavoro non è un valore, è nobile chi non lavora, artigiani e contadini lavorano per quanto gli basta, il resto è vita. Sono entrambi industrialismi che pensano che l'industria e la tecnica produrranno una tale cornucopia di beni da rendere felici tutti Bravissimo. Gli uomini. Marx. Bravissimo. Quindi queste sono le posizioni che ci riguardano, che noi abbiamo sempre seguito queste posizioni da decenni in qua. E io vorrei anche sempre qui rimanere legato a un altro libro, questo è un libro importantissimo. L'evoluzione umana, nel senso di miglioramento della vita umana, la vita proprio quotidiana, è sempre derivato, come abbiamo sempre detto noi, dalla rivoluzione industriale, cioè dalla conoscenza di nuove teorie
e di nuove discipline e di nuove modalità tecniche per mettere in pratica queste discipline, che ha portato da una, diciamo, a un piano A, il vivere umano del quotidiano, a un piano B, e cioè poi successivamente al piano C e così via, con tutta una serie di evoluzioni comportamentali, morali, sociali, lavorative, eccetera, che hanno fatto vedere a quelli che avevano la miopia più feroce solo l'utilitarismo più immediato, l'agio più immediato, quando in realtà non è detto che la fase A, cioè quella più antica, sia peggiore della fase B. Anche lì c'erano sicuramente dei valori che andavano tutelati, che sarebbero stati il caso di preservare, e che invece sono stati stravolti, certo, dal tentativo di raggiungere il massimo. Devono fare il massimo soddisfazione. Piazza pulita, è chiaro. Quindi oggi, nella nostra era industriale, non è il problema ecologico e climatologico quello alla base delle grandi difficoltà sociali e politiche attuali, è il problema della ripartizione di questa ricchezza, dei vantaggi, degli agi, eccetera. Ripartizione che dovrebbe essere fatta a tutti i cittadini per il fatto stesso di esistere in questo contesto, in questo paradigma. Esattamente il contrario, cioè una stretta cerchia di straricchi più ricchi di migliaia di remita, e miliardi, 7 miliardi e mezzo, 8 miliardi, tolti quei 50.000, 100.000 benestanti, ricchissimi, sfondati, che invece, diciamo, fanno una vita diseredata, senza valori, non solo senza denaro, senza finanze, ma essendo in un mondo che tutto mercifica, senza finanze e senza denaro, si ritrovano a essere senza diritti e senza guarda sovranità. Quello che sta succedendo a Cuba, siccome a Cuba ci sono delle ricchezze notevoli, adesso stanno creando tutto un casino per poterla invadere, talmente semplice, è quello che hanno fatto con l'Iraq, ad esempio, no? Anche con l'Italia, e quello non se ne parla, anche con l'Italia, certamente. Qui c'è una frase molto bella che bisogna che si sappia sempre, questa è una cosa che deve essere ricordata. Ho sentito molte favole che giustificano la guerra, simile a quella di Bush e dell'ex consigliere di Nixon, William Safire, l'affondamento del Maine e del Lusitania. Ancora. L'attacco a sorpresa a Pearl Harbor, ancora. Questo è il più bello di tutti. Ancora. I cacciatorpedinieri invisibili nel golfo di Tonchino. I soldati iracheni che strappano i bambini cui va haitiani dalle incubatrici. Per tenere testa a queste altre bufale, il Ministero della Guerra prende il nome di Ministero della Difesa. I missili diventano operatori di pace e gli elicotteri Apache, ironia della sorte, vengono mandati a porre fine alla pulizia, alla pulizia etnica. Le bombe incendiarie cadono su Dresda e Tokyo, quelle atomiche su Hiroshima e Nagasaki, l'uranio impoverito sull'Iraq e sulla Jugoslavia e su Vieques in Porto Rico, le cosiddette bombe tagliamargherite sull'Afghanistan, e al mattino la gente del Vietnam impara a conoscere l'odore del napalm. Nel frattempo Kissinger vince il premio Nobel per la pace. Grazie per il Ku Klux Klan, per gli avvocati che incidono un'attacca ogni volta che condannano un nero alla pena di morte, per le donne per bene che vanno in chiesa con le loro facce stupide, rigide, sdegnate e cattive. Borras. Vai. Questo come premessa, però c'è un altro discorso che vogliamo fare, perché non possiamo sganciarci
dalla realtà. Ora, la realtà che noi stiamo vivendo è questa qui. Tieni un momento, perché questo collegamento sembra una forzatura, ma non lo è. Storia di Roma moderna e contemporanea, in cui si parla di uno strano personaggio. Questo personaggio si chiamava Coccapieller. Siamo a fine 800, a inizio 900. Nel periodo della Banca Romana? Esatto. Fu lui, e io volevo parlare proprio di questo, fu lui che... troppo bello, guarda. Francesco Coccapieller, figlio di una guardia svizzera, era nato a Roma nel 1831 e a 16 anni era entrato a far parte dei Dragoni Pontifici. Aveva combattuto nella prima guerra di indipendenza come volontario e quindi al seguito di Garibaldi nella difesa della Repubblica Romana, personaggio notevole, eh? Lasciò Roma e fu istruttore alla scuola di cavalleria a Pinerolo e quindi a quella di Vercelli. Poi viaggiò per varie città alla ricerca di una stramba affermazione personale nel campo della creatività inventiva. Come scrive Domenico Pertica, voleva lanciare un freno automatico per carrozza, ma non ebbe fortuna. Un freno automatico per carrozze tirate dai cavalli o dai muli. Ancora con Garibaldi a Mentana, ricordiamoci sempre che noi siamo andati a rivendicare la nostra eredità da quella sfortunata battaglia. Nel 1867 tornò a Roma dopo il 20 settembre 1870 e si mise a fare il giornalista nel giornale da lui fondato, Ezio, ovvero il Carro di Checco. Abile oratore, arringava la gente denunciando imbrogli più o meno autentici con relative denunce. Attenzione che noi abbiamo fatto tante denunce, tantissime denunce cadute ovviamente nel vuoto, ma il fatto che noi li abbiamo, sì, il fatto che noi li abbiamo denunciati significa che le nostre dichiarazioni non erano false, non erano inventate. Non ci hanno mai controguerato, che vuol dire? No, ecco, questa è la cosa più importante. Non ci hanno mai controguerato. No, qualche volta sì, ma poi non l'hanno ritirata, quindi le controdenunce, quindi... Ed è interessante questo. Pertica ricorda che la sua celebrità cominciò a salire per due motivi. Le revolverate che gli sparò il macellaio Angelo Tognetti, che da ardente repubblicano qual era mal sopportava le sue filippiche contro i repubblicani e la sua entrata nelle carceri nuove per scontarvi le condanne per diffamazione. Questo entrava, usciva, il personaggio notevole, entrava, usciva dalle carceri, perché veniva condannato per diffamazione. Oh, cari amici, qui siamo all'inizio del Novecento, solo un secolo fa. Nella Roma post-papalina. Leggi che sono ancora curioso. Ma questo gli fruttò il trionfo elettorale, perché si presentò alle elezioni politiche e fu eletto deputato il 29 ottobre 1882. Qui mi ricorda certa gente. Non lo sapevo, sto dicendo. Ma infatti l'ho scoperto io leggendo sto libro. La folla in processione, come dovesse recarsi a un santuario, illuminava con torce e boccoletti quell'angolo tetro di via Giulia. Andava quella sera a prelevare il suo idolo,
che usciva di prigione per avviarsi su una carrozza verso Trastevere, dove dall'abitazione di un suo parente in via Luciano Manara rivolse alla popolazione dalla finestra un discorso privo di sintassi ma assai efficace, tutto imperniato sulla promessa di combattere i farabutti, gli imbroglioni, le tasse. Così per un anno intero lanciò le sue arringhe in veste di tribuno dal balcone della sua abitazione in via dei Greci, ed erano applausi a non finire, con botte da orbi a chi osasse fischiare, da parte dei suoi sostenitori. I coccapielleristi, istituitisi a guardia d'onore, invece in Parlamento, ogni volta che apriva bocca, i colleghi deputati ridevano e lo prendevano in giro. Te rendi conto? E piovero su di lui querele con relative condanne che il 14 luglio 1883, alla fine della legislatura, lo riportarono in galera e non fece altro che entrare e uscire di prigione. Cazzo, oh, questo era un uomo, Cazzo, questo era un dragone. Vai oltre. Questo era un dragone. Seguitando dal suo giornale a lanciare ingiurie e denunciare imbrogli, ebbe sempre meno credito popolare finché non tirò fuori lo scoop con la denuncia dello scandalo della Banca Romana. Ci siamo arrivati. Che fece veramente epoca, morì il 17 aprile 1911. Tu adesso mi dici che sei, qual è lo scandalo della Banca Romana. Come si chiamava il presidente della banca? Si chiamava Tallongo. Tallongo. Interpretato in televisione dal famoso attore che adesso è morto. Sai che non l'ho visto? Siciliano, alto, quello alto. Quello che ha fatto il Merlo Maschio, il film, ti ricordi? Negli anni 70. Non te lo saprei dire, sai. È stato anche presentatore in televisione. Quello alto. Ma non mi dire che... Non Pippo Baudo, quell'altro siciliano... Ma è pieno dei siciliani. Ma è alto come lui, no, 1,95 m. Non te lo so dire, va, chiudiamolo lì. Non te lo so dire. Ha fatto un sacco di film... Parlalo oppure leggo io qui. No, leggi. Oh, cari amici, io c'ho un intero libro dedicato allo scandalo della Banca Romana e, cari amici, prima o poi lo leggeremo. In ogni caso qui lo riassumo perché devono sapere tutti i nostri amici devono sapere cos'è stato lo scandalo della Banca Romana. Che è chiamato scandalo della Banca Romana, ma è uno scandalo delle 6 banche nazionali che c'erano all'epoca, più o meno coinvolte. Sì, indirettamente. Indirettamente, certo. Quello che ha rischiato è stato lui. Quello ha fatto lui, era la prassi normale che facevano anche tutte le altre banche. Solo che non l'hanno beccato col sorso in bocca, è diverso. Attenzione, perché lì è l'origine di tutte le speculazioni finanziarie. Tutte le speculazioni finanziarie si basano sulla vendita di false credenziali. Sempre. Perché? Perché il coglione a bocca, capito? Ma soprattutto in promesse di pagamento che nessuno mantiene mai. Mai! Metodicamente. Come è successo di recente, e i cittadini non lo sanno, ma la notizia comincia a girare, che tutte le banche più importanti che controllano il mondo sono tutte in fallimento. E siccome hanno dichiarato fallimento... Ma perché si arrabbiavano sugli specchi per vincere al totocalcio, alla riffa, diciamo così, del leader della finanza mondiale? Sì, quindi sono tutte basate sul falso, alla faccia di chi ci crede. Oh, ricordiamoci che la Banca Romana è all'origine
è all'origine del Banco di Santo Spirito. Che poi il Banco di Santo Spirito, Banca di Roma. Banca di Roma e poi... Banco di Roma, Banca di Roma e Unicredit. L'Unicredit è un'organizzazione... A capo c'era quel tal Profumo, sì, che noi sappiamo bene che fra le altre cose aveva devastato i conti correnti della signora della signora siciliana, che era figlia di quel mafioso, capo mafioso italo-americano. Esattamente. Raccontalo gli amici. Beh, adesso non è troppo, la cosa è troppo lunga. Nel 1932, fra le altre operazioni messe in atto dalla Federal Reserve per cercare di uscire fuori dal quell'impasse in cui era caduta anche lei, si era ritrovata anche lei, diciamo meglio, non caduta, aveva fatto una serie di emissioni di buoni del tesoro o buoni interbancari, come li chiamavano, e noi abbiamo scoperto attraverso indagini... Per una strana coincidenza di una persona che aveva comunicato con te. Abbiamo scoperto, no, ma proprio telefonato varie volte, mi ha mandato del materiale, io ho il materiale vero, esattamente, ho il materiale originale, le fotocopie... Non lo dire troppo perché magari ti ritrovi qualcuno che ti va a rubare. Sì. O almeno armati, no? In modo che se entra qualcuno mascherato gli spari subito. E allora, insomma, il discorso, tralasciamo questo caso particolare, il signor Profumo è implicato in una storia di emissioni di buoni interbancari della Federal Reserve che noi poi abbiamo, a partire dal 2009, abbiamo individuato in giro per l'Italia una cifra. Allora, siamo partiti da quel primo ritrovamento al confine di Italo-Svizzero, esattamente, si chiama quel paese, mi ricordo mai, a Chiasso, sì. Chiasso. Allora, non è ritrovamento, alcuni finanzieri bene informati fermarono... No, la Guardia di Finanza. Finanzieri. Guardia di Finanza. Della Guardia di Finanza, specifichiamo. Si chiamano finanzieri. Però se no viene confuso. Va bene. Allora, i finanzieri andarono a ispezionare una valigia diplomatica che era del cognato del ministro del tesoro giapponese dell'epoca, quindi non era uno chiunque, e che veniva ritrovato in possesso di 135 miliardi e mezzo di dollari in buoni interbancari della Federal Reserve. Ma gli altri chi li aveva? Gli altri poi sono stati trovati tutta una serie di personaggi mafiosi in giro per l'Italia. E quindi nelle mani a partire da Viterbo, Fermo, Matera, eccetera, con circa 15 mila miliardi di buoni interbancari di dollari. Di dollari, 15 mila miliardi di dollari in giro per l'Italia, ed è una piccola porzione di quello che è stato emesso all'epoca, tornando al 1932, di cui vedi caso una parte è entrata in possesso al signor Profumo, con i quali soldi si è comprato il pacchetto di maggioranza dell'Unicredit, la quale Unicredit poi si è talmente ingrandita diventando il primo consigliere delegato della Banca d'Italia, del Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia. Vabbè, non è che prima fosse diverso, perché il potere vaticano che ci esprimeva, attenzione... Sì, ma lui aveva assunto il pacchetto di maggioranza di Unicredit e quindi poi il pacchetto di maggioranza della Banca d'Italia. È il potere del Vaticano. Sì. Laddove altre banche di proprietà del Vaticano erano in mano a personaggi che si sono permessi di scrollarsi di dosso questo potere, no? E che uno è morto per aver bevuto troppo caffè e l'altro si è suicidato sotto il ponte dei Frati Neri. Ma erano due che volevano liberarsi dalle potere... potere unghiuto del Vaticano. Allora, spieghiamo agli amici che qui è espresso. Questo è materia di un libro che prima o poi scriverò, perché sarà un libro veramente epocale. Allora, gli amici devono sapere che prima della nascita della Banca d'Italia, unica banca autorizzata a emettere carta moneta,
c'erano molte banche che, essendo state banche centrali dei vari stati componenti preunitari, il crepuscolo dell'Italia. Esatto, essendo state banche centrali come la Banca di Firenze, no? Che era la banca che emetteva banconote per conto del Principato Granducato di Toscana, tanto per fare un esempio. Poi c'era in Sicilia, ce n'erano due. Vedi caso, in Sicilia ce n'erano due. Il Banco due. Di Napoli e il Banco di Sicilia. Allora, la Banca Romana emetteva banconote. A ciascuna di queste banconote, attenzione, veniva messo un numero, perché sennò tu non puoi stampare tutte le banconote che vuoi, come oggi le banconote europee, che non hanno più il numero. Che era l'obbligo, prima dell'emissione monetaria, della autorizzazione politica del Parlamento dell'Italia ricostituita alla emissione di quella determinata banca, di quel determinato giorno e di quella determinata quantità. Per cui le banconote erano numerate, ma non sono numerate gli euro. Gli euro non sono numerati per caso, per cui non si sa esattamente qual è il valore reale di questi euro. Ma torniamo a noi. Che cosa faceva la buona banca romana, abituata dalla storia del papato, no? A concedere indulgenze a pagamento? Noi su questo ne abbiamo parlato tante volte. Dai i soldi e noi ti mandiamo in paradiso, no? Quando tu sali su un autobus o sulla metropolitana devi dare dei soldi, e questo passaggio è stato mutuato dall'abitudine tutta pretesca e vaticana di mandare i morituri in paradiso a pagamento. Che poi ci sia un gioco per cui, come si fa ancora adesso, no? Vediamo nei film della mafia, della camorra, dove uno si rivolge per qualcosa a qualcuno e quel qualcuno, guarda, vai lì, in quell'angolo c'è uno che ti presta i soldi. La stessa cosa avveniva negli auri tempi in cui il papato faceva la raccomandazione per mandarti in paradiso. Se non avevi i soldi, c'era l'amico che te li prestava, no? Era l'ebreo Fugger. L'ebreo Fugger, questa famiglia, ma poi dopo anche gli altri, ma Fugger, i Fugger erano i più importanti. Con sede a Francoforte, e guarda caso, guarda la coincidenza, del tutto casuale, no? La Banca Centrale Europea sta proprio a Francoforte. Fatale. Vedi, quando ci dicono non credete alle coincidenze, io ci credo alle coincidenze, ma ci credo veramente. Allora, leggiamo quello che c'è scritto qua. No, diciamo questo. Lo scandalo in che cosa consisteva? Intanto premettiamo che la fortuna della Banca Romana era costituita dalla necessità del nuovo regime nazionale italiano, e quindi di Roma capitale, di aumentare il numero delle case, perché ci doveva andare a abitare i piemontesi, i fiorentini, i nuovi cittadini romani che dovevano gestire tutta l'organizzazione nazionale. E qui ci fu la prima grande speculazione sul terreno. L'ampliamento della città. Questa speculazione. Tutti i quartieri, li hanno chiamati i quartieri? Non te lo so dire. I quartieri. Beh, tutto attorno a Piazza Vittorio, sì, tanto per dire. No, ma anche verso l'inizio di Via Salaria. Anche verso l'inizio di Via, certamente. Via Salaria. Via Nomentana, la Via Nomentana dopo la presa di Porta Pia è diventata tutta abitata, no? L'inizio lì di Via Veneto, attorno a Via Veneto. Tutto. Allora,
questi soldi della speculazione. C'erano un nome particolare questi quartieri. E non me lo ricordo. Di fine 800, sono stati costruiti tutti a fine 800. Inizio 900. Era il nome probabilmente del capo del governo, di uno dei capi del governo, prova a dirmi. Giolitti. No. Perché lo scandalo della banca romana è all'epoca di Giolitti. Era un nome. Crispi. No, neanche. Ricasoli. No, neanche. Ah. Cioè è un nome tipico del momento storico che viene ricordato. Vabbè, non mi viene in mente. Vedi cosa c'è scritto qui. La crisi della capitale fu anche frutto dell'imprevidenza, del rincaro delle aree a furia di giochi speculativi, del progressivo aumento dei costi cui la domanda di abitazione non poteva far fronte. Eccolo qui. E tutti questi soldi confluivano, vedi caso, nella Banca Romana, la quale Banca Romana, sulla base di tutti i soldi, non solo stampava banconote, ma le stampava doppie, con lo stesso numero, per cui falsificava un'intera quantità di banconote, né più né meno come le banconote dell'Unione Europea, false, perché non hanno numero, hanno un valore fittizio. Se domani qualcuno ti venisse a dire, cari amici, voi avete degli euro, bene, questi euro non valgono più nulla. Leggo qui questo piccolo trafiletto che spiega esattamente la questione. Fu il primo grande scandalo italiano a carattere politico-finanziario. Scoppiò quando al governo era Giovanni Giolitti, l'8 gennaio 1893, con l'arresto di Bernardo Tanlongo, presidente della Banca Romana, e di suo figlio Pietro, nonché del barone Lazzaroni, non a caso nomen omen. Ma l'inchiesta era stata aperta fin dal 1889, in seguito alla denuncia apparsa sul giornale Il Carro di Checco e quella in Parlamento del deputato Napoleone Colaianni. Secondo quanto risultò dall'inchiesta, di cui venne data lettura alla Camera, la banca autorizzava a emettere carta moneta sotto la guida del Tanlongo, aveva fatto circolare una doppia serie di biglietti recanti i medesimi numeri. Una commissione parlamentare d'inchiesta appurò frodi e intrallazzi. Ma ti guarda che strano, guarda che strano. Nei quali furono coinvolti ben 4 ministri, ma guarda che strano. Oltre ad alcuni giornalisti come Costanzo Chauvet, direttore del Popolo Romano, e lo scrittore deputato meridionale Rocco De Zerbi, che si suicidò. Il processo penale si concluse il 13 giugno 1893 con severe condanne. Allora, questi precedenti ci servono per capire i meccanismi messi in moto dai signori della finanza, che sono sempre meccanismi di truffa, perché giocare con la finanza significa giocare con fatti non concreti. Il fatto concreto è il possesso di un oggetto o di un territorio, ma se tu vai vendendo il possesso di banconote, queste non contano nulla, non hanno mai contato un cazzo, è il valore fittizio che viene dato a loro. Su queste cose dobbiamo essere d'accordo. Piemontese, era il quartiere Piemontese. Ah beh, mi pare che sia ovviamente giusto. E dov'era? Piazza Vittorio. Piazza Vittorio. Il quartiere piemontese oggi... Ma c'è anche un altro nome. A Piazza Vittorio
è pieno di negozi di cinesi. Ma le persone non sanno che la proprietà di questi negozi è dei giapponesi. Con questo io vorrei chiudere questo discorso, perché voglio riprenderne un altro su questo argomento qua. Un'altra volta?